serata o no? Stiamo facendo il massimo. Tra l'altro vedo che la gente sta arrivando anche ora, si sono aggiunti a noi Rosanna Squillace e Maria Pollaro dell'associazione Eco Cherò di Bocale, che saluto, Maria Rosaria Lampi del circolo Belle Époque di Villa San Giovanni, che saluto pure. E naturalmente quando io prendo questo sgabello vuol dire che c'è odor di premio, perché io poso la mia carpettina, sto per chiamare qui accanto a me, però prima partiamo con la nostra musica e vi leggo chi è stato premiato alle Muse. Prego Rocco Spanotta. Cesare Mulè, storico. Odette Nicoletti, costumista del San Carlo di Napoli. Tonino Raffa, giornalista di Tutto il Calcio minuto per minuto. E poi Michela Foti, la cantante che vinse Sanremo. E poi Beatrice Feo Filangeri, nobile normanna e pronipote di Tommaso di Lampedusa. Roberto Pilotti Ruggi d'Aragona, il mecenate e il più grande, diciamo, amante dell'arte contemporanea. Fioretta Mari, attrice. E poi Monsignor Milito, vescovo di Oppido Palmi. E poi Monsignor Liberto, direttore del coro di Voci Bianche della Cappella Sistina. E poi Franco Pascale, direttore della Fondazione Ruggero Leoncavallo. E poi Alda Deusanio, giornalista della RAI. E poi Rosanna Cancellieri, giornalista di Rai 3. Michele Gaudio Monte, stilista della Gattinoni Couture. E poi Aldo Pecora, il leader di Adesso Ammazzateci Tutti. E poi Klaus Davi, il famoso giornalista ma svediologo. E poi il principe Fulco di Calabria e l'architetto Pippo Miraudo, direttore del Museo della Moda Siciliana. Stasera le Muse premiano ai Notturni 2017, se la musica può partire, premiano a Maurizio Carnevali, pittore e scultore calabrese. Allora, il nostro artista si deve sedere qui allo sgabello, io lo metto un po' avanti così ogni tanto può girare a vedere le immagini che ha portato. Le do il microfono, così autonomo. Allora, partiamo dalla figura. Intanto Maurizio Carnevali, dove voi andate, insomma, nelle città? Io ecco, girando in Calabria, ecco, l'ultima scultura che ho visto è stata nel centro storico di Nicastro, a Lamezia, nella zona dell'Ametino. Ma chi non passa mai al, come si chiama, non quadrivio, come si chiama, come lo chiamate? Al Trodio lì a Palmi si vede praticamente una scultura lavorata un po' a fil di ferro eccetera, che riproduce che cosa? La famosa varia di Palmi. E chi non si è mai trovato davanti a che cosa? Quei grandi quadri in cui il mito sembra quasi diventare vivere una dimensione acquatica, cioè stanno sempre in questo senso di sospensione dell'attimo, di attesa continua. Questa è l'arte di Maurizio Carnevali, che ha delle origini villese e di Villa San Giovanni come origini. Lui stesso tra poco ce lo dirà. Maestro, le fotografie che ha portato, qui è lei scultore, sta realizzando che cosa? Credo che questa sia una foto che appartenga ad un simposio organizzato a Bruxelles. A Bruxelles è stato un simposio molto importante, perché 10 scultori, ognuno rappresentava il proprio paese, io rappresentavo l'Italia, ha realizzato un monumento che però non aveva una tematica, come spesso accade nel caso dei simposi. Io ho portato, ho voluto realizzare un monumento che ora si trova proprio alla Ville della Città, che rappresentasse Scilla. E il titolo era I miti si ribellano, perché
quello era il momento in cui troppo si parlava di un evento che io personalmente, poi sono questione di opinione, non salutavo con grande predisposizione, era la costruzione del ponte. E ho immaginato la nostra costa, che diventava a quel punto ancora di più un corridoio per passare in Sicilia, ignorandoci ancora di più se è possibile, e soprattutto vedere questa scena del ponte era una cosa che mi turbava, sicché ho fatto in modo che sia Cariddi che Scilla contrastassero quest'opera. La Scilla che ho rappresentato a Bruxelles infatti ha un'aria proprio incarognita, più di quanto Omero ci abbia raccontato, per nuove ragioni. Altra immagine, vediamo, io ve la dico da qui l'immagine che stiamo per vedere, è una suonatrice di lira, no? Si vede un po' questa figura antropomorfa, però naturalmente sono le sirene che incantano, no? Sì, questa è la copertina di un libro che ho realizzato per Felice Mastroianni, un poeta straordinario che è nella zona dell'Aventino, su nella montagna. Lui si è interessato sempre di cultura greca e quindi queste immagini corrispondono un po' a tutte le immagini che lui stesso evoca attraverso i suoi versi. Le dispiace se sto un po' in piedi così? Sì, io noi l'abbiamo messo affinché lei potesse stare a proprio agio. Sì. Io le volevo chiedere questo, come mai le sue sculture sono molto materiche e materiali, mentre i suoi acquarelli sono impalpabili, sono le sue opere pittoriche sono più immateriali, materialmente immateriali? Io devo dire la verità, vivo questa dicotomia in tutte le mie cose. Sono convinto che non esista una sola verità, che non esista una sola forma di fare arte, e nel contesto delle arti non ci sia mai un solo modo per esprimere. La pittura mi corrisponde per quella che è la leggerezza. Lei prima diceva, ho utilizzato un termine che io condivido pienamente, quel senso liquido della pittura. Le mie figure vivono eternamente nelle acque materne, per cui è veramente questo liquido che li preserva, ma nello stesso tempo fa in modo che esse si manifestino. Nella pittura c'è dunque questo fatto, c'è un aspetto quasi informale. Lei è un critico d'arte, sicché tante cose probabilmente le avrà accolte meglio di come io possa ora esprimerle. Però c'è anche in senso figurale, c'è questa evocazione della figura, ci sono questi due momenti che mi appartengono entrambi, così come mi appartiene anche la scultura in modo totalizzato, così come la pittura e come l'incisione. Quando ho cominciato a lavorare, tutti i critici d'arte, i mercanti, mi sconsigliavano piuttosto convinti che io seguissi più strade, perché dice bisogna fare solo una cosa. Anche perché per esempio ha un curriculum interessantissimo, per esempio l'altare maggiore, se non sbaglio, della cattedrale di Mileto, se non sbaglio, di Squillace, è stato ridisegnato, risistemato, perché naturalmente c'era un po', sapete che la cattedrale ha subito terremoti, eccetera, quindi è stato risistemato appunto dal maestro, cioè ha cercato di coniugare anche il vecchio e il nuovo, che non è cosa da poco, no, all'interno di un edificio che insomma fuori riproduce un barocco forse calabrese da questo punto di vista. No, io penso sempre che sia nelle opere sacre che in quelle pubbliche bisogna sempre tener conto di quelle che sono le condizioni urbane, sociali, religiose, della fede e tutto. E quello che si diceva un attimo prima, bisogna condividerle con gli altri queste cose. Oggi l'arte, giustamente, che viaggia completamente su dei binari liberi, che non hanno una direzione univoca, spesso l'arte si manifesta in un modo che non è facile comprenderla. È facile comprenderla sul piano della concettualità, però poi nella realizzazione, attraverso l'oggetto, se l'oggetto non è supportato da un impianto critico, da un grande discorso
che riesce a diventare poi alla fine la vera impalcatura dell'opera, l'opera spesso diventa intelligibile. Allora, se facciamo delle opere pubbliche, e questo l'abbiamo affrontato molto spesso anche con il sindaco Giovanni Barone, se non affrontiamo questo aspetto in modo che sia condivisibile l'opera, che l'opera possa essere apprezzata anche dagli altri, non credo che abbiamo fatto un servizio alla collettività. Nella Chiesa è la stessa cosa: se l'oggetto che andiamo a porre in una Chiesa non contribuisce ad intensificare lo spirito della fede, io non credo che abbiamo fatto una giusta scelta. Abbiamo dato sfogo al nostro io, al nostro egoismo creativo, ma non altro. Io le dico una cosa: io ho insegnato anche a Palmi, ma ero lì alla Zagari di Milone. Allora, quando avevo qualche ora libera, no, attraversando, perché le scuole sono comunicanti, diciamo, tra una strada, un rettifilo, insomma, è agli antipodi. Allora, facendo questa strada, dovete sapere, vi invito ad andare a vederla, perché secondo me è una delle fontane forse più belle che ha la provincia di Reggio Calabria. C'è la fontana dedicata a Santo Rocco. C'è Santo Rocco che è adagiato su delle volumetrie, praticamente, che escono con delle sporgenze e delle rientranze, ed è un intervento urbano riuscitissimo, a mio avviso, perché vi è non la pesantezza del bronzo, ma la leggerezza del riposo di questo Santo Rocco, insomma, che camminava con questi rivoli d'acqua che si rincorrono, no? E che fanno poi un tutt'uno e che raccordano la piazza. Quindi io spesso mi sedevo proprio lì a guardare, insomma. Credo che sia diciamo l'ultimo proprio intervento importante come riqualificazione di piazze a Palmi, per esempio, per quanto riguarda questo elemento bronzio, no? Credo che ce ne siano stati degli altri. Sicuramente è quello però che ha in qualche modo compendiato un po' le esigenze della città. Quella piazza di cui lei parla è una piazza che la memoria storica sostiene che ci fosse veramente una fonte, che era proprio prossima alla vecchia chiesa di San Rocco, che purtroppo ora, dopo il terremoto, continua ad essere poco più che una baracca, però dove si celebrava fino agli anni 60. Sì, perché la chiesa è sulla destra, cioè sì. La, no? Poi sulla destra si vede ancora, sì, la baracca, che è coperta da una specie di tavolato. Questa fonte in verità non l'abbiamo ritrovata nel fare i lavori di scavo per creare le fondamenta per questo monumento, però poco male, perché abbiamo attinto all'acqua della città, che è un santo rappresentato in un modo inusitato, perché solitamente il santo, Santo Rocco, è eretto, che indica la sua ferita sulla coscia col cane. Io ho voluto invece che San Rocco si fermasse definitivamente a Palmi, per cui è adagiato sulla sua fonte, perché è perfino dalla ciotola che lui regge le mani sgorga l'acqua dove ci si può dissetare. Vi racconto brevemente, sì, certo, una cosa. Ero molto preoccupato perché San Rocco rientra fra le figure più idolatrate, no, della comunità palmese, per cui tentare una rappresentazione del santo al di fuori di quello che è un contesto iconografico l'ho considerato rischioso. Sicché fino alla scopertura, che è avvenuto il 16 di agosto, concomitante all'uscita del santo della chiesa, sono rimasto veramente preoccupato, perché non sapevo come la città avrebbe reagito. E allora c'è stata la scopertura, pare che fosse piaciuto, però l'applauso di circostanza è una cosa, poi viene il resto. Da lì a poco viene fatta uscire la statua del San Rocco, quello proprio da quella, il santo da trasporto, per intenderci. In quel momento è uso ancora liberare nell'aria delle colombe. Queste colombe hanno fatto un lungo volo e
poi si sono depositate sulla testa, si sono deposte sulla testa del santo, del mio santo, e non hanno abbandonato quella postazione fino all'indomani. È vero, ci sono dei palmesi che possono testimoniare. Bellissimo racconto. Ora io le prendo il microfono, se la musica può partire. Io intanto chiamo accanto a me la vicepresidente dell'associazione Le Muse, e si può avvicinare la nostra segretaria. Un applauso alla nostra segretaria Giovanna Marchesi. Quest'anno abbiamo una segretaria veramente perfetta. E se la musica può partire, da una parte io, dall'altra la vicepresidente, lo teniamo e lo consegniamo. Premio Muse 2017 a Maurizio Carnevali, pittore e scultore, uomo della Calabria vera e autentica, di quella terra del mito, sapientemente descritta in una identificazione spazio-temporale e in un magma cromatico che rivivifica una figurazione secolare ed ancestrale. 2 luglio 2017, premio Muse, Maurizio Carnevali. Facciamo una fotografia di ufficio con, ecco, a capo stretto. Finito qua la sua attività, questo lo può tenere un attimino qui, grazie, perché naturalmente avete attraversato il corridoio delle firme. Da noi non si firmano carte, non si firmano documenti, ma si firma l'argilla fresca. Doveva esserci con noi Rossella Marra, che ogni volta fa questa tavoletta per noi d'argilla, vi saluta e la mandate. Questa volta mia sorella Rosana Livoti porta la tavoletta d'argilla. Teresa, avvicinati. Allora, come vedete, spieghiamo per chi non lo sa, un punto e ruolo dovrà incidere, non bucando naturalmente la tavoletta, il nome e cognome grande, Premio Muse 2017, la tavoletta verrà infornata e a ottobre, quando magari ritornerà in apertura di anno sociale e noi magari ospiteremo al primo piano una mostra di Maurizio Carnevali, per noi sarà un grande onore, la tavoletta sarà infornata e verrà murata nel corridoio delle firme, perché entrando ci sono tutte le firme dei nostri premiati. Prego, si alza la musica, la firma di Maurizio Carnevali. Facciamo vedere il premio. Vada, prenda il proscenio con il premio, perché il momento è suo. Premio Muse, fermo qui, Maurizio Carnevali. Noi lo ringraziamo di cuore, questo fa parte della palmarès delle Muse, noi siamo orgogliosi di avere, diciamo, naturalmente questo premio viene fatto appositamente per noi. Per chi non lo riconoscesse, ecco, sono tutte le muse che ricorda un quadro di Giulio Romano, la firma ce l'abbiamo, il premio è suo. Arrivederla, grazie. Grazie. Tra l'altro la serata noi la stiamo riprendendo con le telecamere di Merito TV, il canale 817, quindi io ringrazio Mimmo e Bruno Taverna che naturalmente promuovono anche
il nostro premio, così come ringrazio questa settimana, insomma ringrazio Cristina Cortese per aver parlato di noi nella pagina regionale Cultura della Gazzetta del Sud, Caterina Tripodi per quanto riguarda il quotidiano e tutti i siti e gli organi di informazione che hanno parlato di noi, e ringraziamo anche quelli che non hanno parlato di noi, perché la vita è bella perché varia e noi andiamo avanti lo stesso. Un applauso alle muse. Naturalmente, maestro, le dobbiamo fare un omaggio. L'omaggio è un omaggio musicale, sempre dei Five Tun, che naturalmente le dedicano l'Aida. I nostri trombettisti stanno per arrivare. La gigantografia del maestro Carnevali campeggia come elemento scenico qui nella nostra parete di fondo, e i nostri 5 Five Tun sono in postazione. Speriamo che il vento non sia forte, gli spartiti non volano, dai. Un applauso dunque a Domenico Repaci, Rocco Spanò, Daniele Gentile, Francesco Drago e Giuseppe Delfino. Prego. Thank you.
complimenti. Pai Cutugno, Domenico Reva, Girocco Spanò, Daniele Gentile, Francesco Drago e Giuseppe Delfino. Bravi, bravi, buona la prima, buona la prima. La conclusione dei notturni delle muse avviene con il momento aureo. Si chiama momento aureo, però poi si può trovare qualche cosa di particolare. Oggi, tra poco partirà la musica, appena il nostro Rocco potrà prendere postazione, il nostro Remo Frisina, che appartiene a una famiglia che insomma vanta una storia nell'oreficeria, eccetera, però noi abbiamo voluto insieme a Remo parlarvi di una cosa che voi disconoscete, che io fino alla giornata di ieri alle ore 13, tra poco capirete perché, vi faremo scoprire ancora una volta una storia in cui la Calabria è parte integrante. Sta per entrare la modella che identifica appunto il momento aureo di Remo Frisina con una creazione del consulente d'immagine Francesco Logoteta. Si alzi la musica ed ecco a voi la nostra modella del momento aureo. È entrata e non ha messo in evidenza una cosa rispetto a un'altra, ma in mano tiene un oggetto che è una penna. Pericoloso toccarla, vero? Guardate questa penna. Prego. Intanto buonasera a tutti, grazie alla splendida modella che ha reso più bella la penna, che è già bella di suo, e grazie al professore Vivoti che mi ha dato questa opportunità di parlare un po' con voi, di fare qualche chiacchiera, spero piacevole, con voi. Che cosa abbiamo scelto per questo momento aureo? Se noi, ecco, guardate che cosa c'è, quelle mani, quei guanti che cosa tengono, quella penna a chi appartiene? Allora, momento aureo forse poteva essere banale o poteva essere scontato, visto che chi mi conosce sa di cosa mi occupo. Potrebbe essere scontato pensare di vedere dei gioielli o insomma, perché la parola lo richiama, però io per momento aureo, quando Peppe mi ha voluto coinvolgere in questa iniziativa, mi sono messo a ragionare, ho detto di cosa parlo a questi cari ospiti che ancora ci ascoltano, senza farli sbadigliare magari, speravo di parlare di qualcosa di interessante, ho detto parliamo di qualcosa che rappresenti la manifattura, la produzione italiana vecchio stampo, che non sia quella classica produzione industriale che ormai ci ha invaso. Facendo il mio lavoro, sono la terza generazione di una professione, quella del gioielliere, che si tramanda in famiglia mia, ci siamo sempre prefissi di presentare al pubblico, ai nostri clienti, qualcosa di originale, di particolare. E in questi anni è sempre più difficile perché siamo in anni di sfrenata industrializzazione, di digitalizzazione, quindi diventa sempre più difficile trovare l'oggetto unico, l'oggetto, l'esempio proprio di arte. Però è difficile, ma come abbiamo visto stasera col premio al Maestro Carnevali non è impossibile
perché se no non avrebbe ricevuto questo bel riconoscimento. E perché hai scelto questa penna? Perché le origini? Perché tra i pochi, purtroppo, esempi che potevo scegliere di ancora artigianalità autentica di lusso italiana, ho scelto questa perché non lo sapevo all'inizio, quando ho iniziato a lavorare con questo prestigioso marchio che si chiama Montegrappa, di Bassano del Grappa, e ho scoperto, leggendo qua e là, che ci sono delle origini regine. Non lo pensavo assolutamente, perché una industria riconosciuta in tutto il mondo, riconosciuta come leader nel settore degli strumenti di scrittura, di Bassano del Grappa, non immaginavo avesse delle origini regine. Invece ci sono, non lo dico solo io, abbiamo le prove qua, perché c'è un rappresentante della famiglia, che è Dario Gersatile. Noi ci siamo dati da fare ieri, sì. È vero, Remo? E allora, dalle 13 alle ore 18 abbiamo trovato un rappresentante che abita a Reggio Calabria, di questa prestigiosa ditta, che naturalmente ha un fatto storico. Ci sono delle fotografie dietro. Questa ditta è un'azienda di Bassano del Grappa, come dicevo, che nasce nel 1912, se non sbaglio, quindi ha delle tradizioni antichissime e vanto un pedigree, cioè si potrebbe parlare tantissimo di questa, della storia di questa azienda, perché le sue penne sono state usate da scrittori importanti come Paolo Coelho, Ernest Hemingway, che credo abbia scoperto le penne Montegrappa quando era al fronte in Veneto, quando si era arruolato durante la prima guerra mondiale. Ma comunque non divaghiamo, questa è un'altra storia. E chiamiamo accanto a noi il componente di questa prestigiosa famiglia, che ha naturalmente fatto storia semplicemente con una penna che diventa penna d'eccellenza, il dottore Aquila. Prego. Prego, stavi dicendo? Stavo dicendo che questa famiglia si è impegnata poi subentrando a vecchie proprietà dell'antica fabbrica Montegrappa dagli anni 80, giusto? 82. Tra i suoi successi, oltre ad aver comunque proseguito la tradizione di questa attività, è quella di un'abilità forse meridionale, del saper pure coniugare all'abilità tecnica di design artistica anche una buonissima dote comunicativa, che li ha portati poi a diventare penne utilizzate da tantissimi personaggi dello Star System. Io avevo portato qualche foto. Sì, l'abbiamo vista prima, Silvestre Stallone, tanti altri, sì, le immagini, addirittura, anche lo stabilimento abbiamo, sì, visto prima. Addirittura c'era forse una foto che avete passato di Jean Alesi, che forse conoscete, sì, che è il pilota, sì, Ferrari. Jean Alesi, grazie alla sua famiglia, è stato accalappiato, cioè lui era un appassionato, un semplice appassionato di queste penne, e dopo una chiacchierata, credo, con lo zio del dottore Aquila, che è qui con noi, ha deciso di diventare socio della Montegrappa. Insomma, sentiamo che ha da dire. Insomma, io ieri ci siamo sentiti telefonicamente, ieri sera, allora subito l'ho saputo ora, perché insomma diventava difficile cercare, quando l'ho detto Remo facevo io Aquila, ma avrei sbagliato, non è un cognome di Reggio, non possiamo rintracciarlo. E poi con i nostri ma io ci servizi, lavoravo da tantissimi anni con questa azienda, ma se non fosse stato per te che mi hai detto trova una, la signora Franca Duccio mi guarda male, sono riuscito pure a trovare un componente di una famiglia che non dice, mi sta guardando e dire ma come ha fatto, eppure sono riuscito ieri, è geniale, in due ore diabolico. Lui mi ha detto solo il nome, ho detto io lascia fare a me, e io l'ho trovato in carne e ossa, e lui qua è la prova che è vero quello che stiamo dicendo. Allora raccontaci la tua storia. Che dire, intanto io sono onorato di poter essere qui, insomma, a rappresentare anche la mia famiglia. Ringrazio il professor Livato, è stata una cosa così improvvisata, perché come diceva ieri ci siamo conosciuti telefonicamente ieri alle 13, quindi non ho avuto neanche il tempo di preparare nulla. Però già ha detto quasi tutto Remo, perché è riuscito a riassumere, ecco, in pochissimi minuti la storia, ecco, che poi è quella della Montegrappa, che è la più antica fabbrica di penne stilografiche d'Italia. La mia famiglia l'ha acquistata
all'inizio degli anni Ottanta, l'ha portata, diciamo, da semplice manifattura a manifattura d'eccellenza. Infatti ormai le penne sono diventate, le penne Montreal sono diventate ormai strumenti da scrittura gioiello, proprio gioielli veri e propri, infatti soprattutto in gioiellerie si trovano. La penna che all'inizio, ecco, c'è ancora, che è ancora fermo immagine, si chiama Fulgor Nocturnus ed è una penna molto particolare perché è tempestata di diamanti ed è stata abbattuta all'asta per circa 6 milioni di dollari e l'intero diciamo l'intero ricavato è stato devoluto in beneficenza. Quindi la famiglia Arbira ha dato una lira in questo. Sì, sì. Diciamo questo. E attualmente, insomma, cerchiamo sempre di. Cercano sempre, sono miei parenti diretti, non lavoro più con loro, però diciamo siamo sempre in stretto contatto e la porto sempre nel cuore. Io so che tu hai portato con te un esemplare di una penna, no, non l'hai portata, l'hai portata e la devi fare vedere, ha portato una penna del 1920 se non sbaglio. No, in realtà sono due penne che mi sono state mangiate dal mio cugino che è il presidente della Montegrappa e che sono due esemplari unici perché fanno parte della collezione regolare, però sono personalizzate, nel senso che hanno un mio ritratto dipinto sul fusto della penna e sono numerate una di una. Le prendo subito, giusto per... Prego, perché naturalmente sapete benissimo che non potevamo, diciamo, tenerle così, insomma, sono nel cavò. Posso... No, lo tengo io qui, non mi capita più, no? Allora, tu vieni. Allora, le volete vedere? Sì, certo. Beh, da lontano è difficile, però, ecco, hanno la particolarità proprio di essere col ritratto. Col mio ritratto, quando ancora non avevo la barba. Buonasera. E la particolarità di questa penna è praticamente, a parte il discorso del mio ritratto dipinto a mano qua sul fusto, è anche il materiale con la quale, diciamo, è costruita. Infatti è fatta di celluloide. Ormai la celluloide non è quasi più utilizzata, una volta viene utilizzata per gli occhiali da vista piuttosto che per alcune parti di strumenti musicali, ma la particolarità di questo materiale è che è un materiale vivo. Infatti potrebbe all'apparenza sembrare plastica, però già toccandolo, non so se hai modo di toccarlo, sembra vellutato, perché è fatto proprio con fibre di cotone miscelata con della resina, con della canfora e con pigmenti di colore naturale. E sembra quasi marmorizzata e rende ogni esemplare unico, perché non può essere... simile, può essere simile o non identico l'uno all'altro. Vuol dire che il prossimo premio lo faremo consegnando una penna con il ritratto, no? Quindi sarà una bella cosa. Volevo chiedere la sua esperienza in un campo del genere, come la penna, come l'ha vissuta? Poi lei è ritornato qui a Reggio, però voglio dire, come l'ha vissuta questa esperienza? Senz'altro è stata un'esperienza unica, sia da un punto di vista, diciamo, lavorativo, professionale, ma anche da un punto di vista umano. Mi ha dato tantissimo, infatti il momento in cui ho deciso poi di lasciare l'azienda per tornare qui in Calabria, io la porto sempre nel cuore, è una cosa che porterò per tutta la vita, un'esperienza bellissima. Noi ringraziamo il dottore Aquila Remo. Oggi abbiamo parlato di una commemorativa di questa penna, però anche portato dei gioielli, sì, che naturalmente la nostra modella ha utilizzato. Era quello un po' più calzante, visto, sì, il termine aureo. Questo, sì, è argento, non è oro, però è, diciamo, il nocciolo duro di quello che è il mio lavoro, insomma, è un gioiello di Giovanni Raspini, sempre manifattura italiana, quindi insomma si cerca di privilegiare quello ad altro. Tornando alle penne, volevo fare vedere, visto che ce l'ho con, sì, me, sì, che è dimenticarmela in tasca, una chicca, un piccolo particolare. Questa, se la vedete,
ha il tricolore sul cappuccio e la penna che è stata utilizzata di recente al G7 di Taormina, con cui i capi di Stato dei 7 paesi più industrializzati del mondo hanno firmato tutti gli atti ufficiali. Quindi un'altra soddisfazione italiana, regina a questo punto, abbiamo scoperto questo, quindi una cosa in più da fare. Quindi un applauso alla creatività, un applauso a chi promuove come Remo Frisina anche questa artigianalità. Grazie dottore Aquila, la prossima settimana un altro momento aureo, chissà che cosa tratteremo e di che cosa ci parlerà. Sorpresa. Grazie a voi, la modella rimane con noi, la penna può ritornare al mittente, perché io voglio, prima che la modella faccia la sua passerella, che con il sottofondo musicale, la modella di prima, che naturalmente aveva questa bellissima acconciatura dedicata al bergamotto, deve portare qui Francesco Logoteta per prendersi l'applauso, perché è un creativo e un nostro socio anche. Quindi prego, entra la nostra modella con Francesco Logoteta e poi faranno la passerella. Un applauso ai creativi, ai soci delle Muse. Allora, dovete sapere che Francesco Logoteta è anche un artista, un pittore, dipinge questa fantasmagoria di colori, dove la donna diventa un po' un emblema, un po' ancestrale, un po' insomma da studiare, da capire, da comprendere. Per queste due composizioni, che naturalmente vi ricordo che queste composizioni al Bergamotto, la dottoressa prima non gliel'ho fatto dire, la dottoressa Minasi, provengono dal Museo delle Tradizioni Popolari di Santo Eufemia, quindi sono delle bucce di bergamotto effettivamente essiccate, che poi sono servite appunto a Logoteta per realizzare. A che cosa ti sei ispirato e che cosa hai voluto mettere in evidenza? Avete visto che abbiamo preferito vestirle di nero proprio per valorizzare quello che era il momento creativo superiore. Forza! Ma sicuramente mettere in evidenza quello che chiamo io l'oro verde della nostra città, che è appunto il Bergamotto, al quale comunque ci tengo molto. Niente, sono semplicemente dei riccioli che valorizzano un po' tutta la struttura che ho cercato di costruire intorno proprio al Bergamotto. Tutto qua. Mentre anche l'altra modella, se vi potete girare per favore per far vedere come sono acconciati, quindi guardate che meraviglia, viva il Bergamotto. La prossima settimana avremo un momento dedicato da Francesco Logoteta al premio che ci sarà qua, una signora che ha fatto la storia della moda internazionale, che si chiama Regina Shaker. Quindi grazie Francesco Logoteta per essere il microfono, parte la musica e le nostre modelle possono fare l'ultima passerella. Volata, sono le 23, io avevo considerato un'ora e mezza. Si conclude il terzo appuntamento estivo delle Muse, domenica prossima avremo l'ennesimo notturno con Regina Shaker, poi il 22, il 23 e il 24 le Muse ci trasferiremo a Parrano, nel Marchesato di Parrano ci riceve l'amministrazione comunale e faremo una bellissima mostra in un borgo del 300, ci saranno una mostra a livello nazionale, quindi ci sarà questo importante scambio culturale e poi con le Muse
chiuse continueremo diciamo il nostro programma a Catanzaro, dove faremo una vera e propria installazione in un'occasione della Notte Bianca, proprio quasi a cavallo del 14 agosto. E poi proprio alcuni giorni dopo che noi abbiamo mandato la nomina di premiato, vengo a sapere che sarò premiato io al castello di Corigliano giorno 6 alla prima biennale d'arte della Sibaritide. Mi premiano come critico calabrese, quindi come si può dire, giriamo un po' le cose. E questa è le muse estivo, questi sono i nostri momenti, questa è la nostra programmazione. Passate parola, ci vediamo domenica prossima, ci sarà di tutto e di più. Grazie Maurizio Carnevali, grazie dottore Barone, per noi sempre sindaco, grazie a Remo Frisina, grazie al nostro dottore Aquila, grazie Maurizio Carnevali, grazie a tutti, grazie all'Archivio di Stato, grazie dottore Pizzi, grazie presidenti, buonanotte e questo è il nostro notturno, alla prossima, arrivederci. Allora, se vi volete fare qualche fotografia, chiamiamo a Giovanna, alla nostra segretaria Giovanna Marchese, così vi potete fare qualche foto.